Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di domenica 23 aprile 2023. Questo è un commento di Don Luigi del 2021. Il racconto dei discepoli di Emmaus è uno dei racconti più famosi delle apparizioni del risorto e forse lo è più per un duplice motivo. Tutti noi ci sentiamo un po' come questi discepoli, confusi e molto spesso delusi nelle nostre aspettative. Allo stesso tempo, ciò che stiamo cercando non si trova in un luogo, ma lì dove siamo, dove stiamo camminando, dove sta accadendo la nostra vita. Ma ciò che colpisce di più è l'incapacità di questi discepoli ad accorgersi che stanno camminando e conversando con Gesù in persona. Sta scritto: mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Sembra che l'evangelista Luca voglia suggerirci un rischio in cui tutti noi possiamo incorrere. Se siamo discepoli, automaticamente capiamo e vediamo Gesù, sempre. La verità però è un'altra. I discepoli non sono digiuni della parola delle scritture. Essi conoscono da vicino anche la vicenda di Gesù e molto probabilmente sono stati testimoni oculari di molte cose che lo riguardano. Ma la cosa che per loro è inconcepibile è l'esperienza della croce. Essi si rifiutano di leggere la vicenda di Gesù e di tutta l'opera di Dio a partire proprio dallo scandalo della croce. Allora è proprio Gesù che li aiuta a rileggere tutto da una prospettiva che non è più solo quella dell'intuizione umana, ma è la prospettiva dell'amore di Dio. Sta scritto: stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. La croce molto spesso è ciò che manda in tilt la nostra vita, ma per un cristiano essa rappresenta la chiave di lettura più profonda della vita stessa. Dobbiamo sempre decidere se vogliamo credere al Dio delle nostre aspettative o se vogliamo credere al Dio di Gesù Cristo. La Pasqua è il capovolgimento della prospettiva e te ne accorgi perché ancor prima di capire chi è Lui, il cuore comincia di nuovo ad ardere. Buona giornata e buona riflessione a tutti.